Siamo con il consigliere Francesco Foggia che oggi ha promosso un'iniziativa che ha integrato, che punta ad integrare i ragazzi disabili con i ragazzi delle periferie di Mazara del Vallo, una giornata all'aperto, una giornata dedicata al sano e al puro divertimento, quella al nuovo Luna Park di Mazara del Vallo. Allora Foggia, con quale spirito nasce questa iniziativa? Con lo spirito di sempre, quello per lavorare sempre verso il sociale. Io parto sempre dal presupposto che il sociale viene prima di tutto. Ci sono ragazzini e bimbi della società che sono stati meno fortunati, sia sulle disabilità ma non solo, anche un disagio economico. E io ho cercato comunque di unire questo connubio nell'interesse di regalare un sorriso, una giornata bellissima di integrazione e non solo, anche di puro divertimento. Dico semplicemente, oggi è una giornata in colorata armonia. Siamo qui alle giostre di Mazara del Vallo e devo ringraziare i privati che si sono messi a disposizione, diciamo, per la città di Mazara del Vallo, perché hanno regalato veramente una bellissima giornata e si vede proprio dai sorrisi dei bambini. Sono contento e sono iniziative comunque da ripetere. Questa non è la prima e non è un fatto neanche singolare, perché già pochi mesi fa avevamo fatto anche il circo gratis. Devo ringraziare anche l'amministrazione comunale che comunque ha accolto una mia proposta, e infatti oggi sono qui presente sia l'assessore Monteleone che l'assessore Spagnolo. Ma non solo, il nostro lavoro per sociale deve continuare e non dobbiamo finire qua. Naturalmente cercheremo anche di creare una struttura ricettiva magari diurna per i ragazzi disabili e non solo nel periodo estivo. Noi lavoriamo nell'interesse comunque del sociale con il cuore, ci mettiamo la nostra passione e siamo veramente orgogliosi. Naturalmente non molliamo, la politica deve essere anche questo, al servizio del sociale, al servizio di quelle persone che sono state veramente, che hanno bisogno della politica con la P maiuscola. Magari tanti queste cose non li pensano e noi invece queste cose le facciamo, e ripeto, ci tengo a dirlo, i bambini non votano, queste cose sono fatte con il cuore e lo facciamo sempre e comunque nell'interesse di regalare sempre una giornata favolosa per i cittadini mazzaresi. Cosa serve secondo lei per colmare questo gap tra centro di Mazara e la periferia, e quali altre strutture proporrebbe in consiglio comunale per il divertimento di questi ragazzi e soprattutto per lo sport per disabili? Abbiamo in rinnovamento un palazzetto dello sport, quali potrebbero essere le migliorie che potrebbero agevolare i disabili nella loro attività? Diciamo subito che l'amministrazione comunale sta lavorando tantissimo per quanto riguarda un monitoraggio per creare molti parchi giochi in città. Abbiamo visto che è stata una bella iniziativa e tra l'altro io sono proprio d'accordo, ha avuto un grande successo il parco giochi realizzato qui sul lungomare di Mazara del Vallo. Naturalmente questo non significa che dobbiamo escludere le periferie. Proprio in questi giorni ho presentato un'interrogazione per quanto riguarda il ripristino del parco giochi della Potenza, magari trasformarlo anche in campo di calcetto, e se era possibile anche realizzare un parco giochi nella vicina Mazara 2, perché creando queste strutture possiamo avvicinare, diciamo, le periferie alla nostra città, al centro della nostra città, anche perché dobbiamo cercare di togliere dalle devianze molti giovani che comunque si inseriscono nella nostra società, e dobbiamo comunque garantirgli anche delle attività motorie che servono anche per la crescita. L'amministrazione anche in passato, sotto proposta anche sottoscritto, ha accolto la richiesta di fare un parco giochi a costiera ed è stato fatto dentro la scuola. Significa che comunque si sta lavorando nell'interesse del nostro territorio, ma soprattutto nell'interesse dei nostri giovani che devono crescere sani e comunque sempre controllati. E dico sempre comunque che a noi cittadini, che cerchiamo di salvaguardare queste strutture e non essere incivili, perché comunque alla fine fa parte anche del nostro pensiero, e comunque dobbiamo soprattutto cambiare modo di approccio e difendere queste strutture, perché quelle strutture sono dei nostri figli. Un ultimo ringraziamento va anche all'associazione UNAC di Mazara del Vallo, che ogni volta che comunque viene comunque chiamata risponde sempre presente, perché fanno un puro volontariato e sono sempre disponibili anche per queste manifestazione, che tra l'altro stiamo organizzando, abbiamo in itinere altri progetti nel periodo estivo. La ringrazio in prima persona in qualità di consigliere comunale. Con quale spirito nasce questa giornata dedicata all'integrazione? Allora, nasce su un'iniziativa proposta dal consigliere Francesco Foggia, un'iniziativa all'avanguardia proprio del divertimento, di far sorridere questi bambini che abbiano un'opportunità tutta per loro, per divertirsi e proprio stare insieme ai loro genitori e condividere un momento veramente felice, una giornata memorabile, sicuramente da non dimenticare. E sicuramente ne organizzeremo ancora altre, perché è proprio questo che vogliamo noi, proprio la nostra amministrazione, proprio rafforzare questo momento di, come dice Pronto lei, di integrazione, di condivisione, proprio di allegria più che altro.
Assessore Anna Monteleone, potrebbe questa giornata essere un punto di svolta per creare a Mazara delle strutture dedicate sia all'integrazione ma anche al divertimento e al gioco dei ragazzi disabili? Questo è un nostro obiettivo. E accogliamo intanto con vero entusiasmo, non solo col piacere, ma con grande entusiasmo queste iniziative, perché specialmente chi vive, chi è un po' a contatto con persone che non hanno le nostre possibilità e che sono destinate ad essere ghettizzate a casa o in ambienti riservati per loro, che di tutto sanno tranne che di divertimento. È veramente un piacere poter dare loro la possibilità intanto di essere inseriti in un contesto normale e valido per tutti e nello stesso tempo poter gioire, poter divertirsi, insomma, perché anche loro sentono e hanno questo enorme desiderio di rilassarsi, forse più di noi. Quindi sarebbe bello se e ci lavoriamo, insomma, qualche cosina speriamo di poterla costruire, così come abbiamo pensato per la spiaggia senza barriere per loro, perché essere di fronte a questo meraviglioso mare e pensare che ci sono persone che pur desiderando non ci possono andare perché non ci sono le strutture adatte, questo è veramente, invece è dall'anno scorso che noi abbiamo attivato e speriamo anche per quest'anno, perché loro hanno bisogno di tuffarsi in acqua, perché come mi diceva un disabile hanno la sensazione di essere ancora padroni del proprio corpo, mentre così sono destinate a stare in carrozzina, ad essere dipendenti, invece in acqua possono essere ancora padroni del proprio corpo e quindi è una sensazione molto bella e piena di entusiasmo per chi lo può provare, lo può fare. Antonella Coronetta della comunità Orchidea, qual è l'importanza di una giornata come questa, lei che sta a contatto 24 ore su 24 con questi ragazzi? Allora, io credo che iniziative come queste sono importanti, oltre ad essere belle, perché permettono ai bambini, sia i bambini come i nostri ospiti nelle strutture, ma anche bambini che non hanno possibilità o che vivono situazioni di disagio, di passare un pomeriggio spensierato, divertendosi, svagandosi e quindi di vivere questo momento serenamente. Grazie agli organizzatori che hanno permesso questo momento, perché è anche importante vedere diverse realtà che insieme si incontrano proprio per far svagare i bambini. Secondo lei quanto Mazara necessiti ancora di altre strutture per accogliere i bambini meno fortunati? Diciamo che Mazara ha già diverse strutture e diverse realtà che lavorano con coscienza, con impegno, mettendoci cuore. E sicuramente ci sono situazioni di bambini o situazioni che magari non emergono e che dovrebbero invece emergere, però posso dire che a livello nel nostro territorio comunque le strutture ci sono e funzionano. Luogotenente Antonino Pisciotta dell'Unione Nazionale Arma Carabinieri, quanto è importante per voi essere presente in manifestazioni come queste e quali altre organizzerete insieme alla consulenza di Ciccio Foggia? Per noi partecipare a queste manifestazioni a favore della cittadinanza e soprattutto dei bambini e delle persone che hanno veramente bisogno è molto importante. Noi come Associazione Nazionale Carabinieri crediamo molto nella solidarietà, anche perché quasi tutti noi abbiamo un trascorso nell'arma, io ho 42 anni, altri colleghi mi seguono a ruota e vediamo la vicinanza al cittadino come qualcosa di importante. Per noi è un proseguo della vita che facevamo quando eravamo in servizio. Prima lo facevamo perché eravamo in servizio, era il nostro lavoro, il nostro mestiere, ora ci sentiamo legati alla cittadinanza e lo facciamo per solidarietà e per essere vicino alla gente, alla città di Mazara. Ringraziamo Ciccio Foggia per averci dato questa opportunità di espletare questo servizio oggi e devo dire che ne faremo altre di queste manifestazioni, cioè noi appoggeremo altre manifestazioni che faranno l'amministrazione comunale, soprattutto sponsorizzate dalla consigliere Foggia. E niente,
È in programma una per il mese di agosto, probabilmente la faremo a Borgata Costiera, e qualche altra ne abbiamo fatte in passato, cioè una collaborazione fruttifera con l'assessore Foggia, che ci permette di stare al contatto con la cittadinanza e nello stesso tempo svolgere un lavoro di solidarietà e di assistenza a chi ne ha bisogno. In qualità di genitori ringrazio l'amministrazione comunale che ha dato la possibilità a questi bambini di avere un po' di svago e un po' di divertimento. Poi ringrazio anche il promotore, il consigliere Francesco Foggia, come ogni anno, che si impegna sia per il sociale che per la città. Spero che in futuro ci siano ancora di queste manifestazioni e non possiamo fare altro noi genitori ringraziare di cuore questa amministrazione.